Thank you.
Buon pomeriggio popolo radioattivo e ben ritrovati con Zio Lello 92, anzi Lello P, che oggi è format Lello P. E niente, oggi ci ritroviamo qui sull'ISOP. Abbiamo sconfitto il boss, abbiamo scoperto che Geppetto è stato rapito da Simon, se non ricordo male si chiama, i fratelli Coniglio e più i fratelli Conigli e più c'era il gatto e la volpe. Diciamo che secondo me sono questi gli ultimi boss, forse. Forse? Chissà, ora l'hotel è tutto sotto sopra. Amon! Sì, meno male. Essere intrappolata è la cosa peggiore che ci sia. Che bello essere libero. Ah, scusa. Dovrei prima ringraziarti. Quando sei entrato mi hai... Sicuro, probabilmente perché... Mi hai salvato la vita. Grazie infinite. Ringrazio personalmente per aver salvato padron Benigno, signore. Va della parola Benigno, vero, signore? Grazie per un altro salvataggio tempestivo, a quanto pare. Ci sono nuovamente debitore. Il posto in gioco è alto, ma al momento critico mi blocco. Sarebbe divertente se non fosse patetico. Certo, ci doveva pure essere qualcosa cui solo io, tra i miei generi, posso. Solo se non fosse, allora Benigno è qui per aiutare come può. Non avere paura. Allora, un'imboscata pianificata. Non abbiamo voluto evitarla in alcun modo. Tra l'altro mi preoccupo che tutto ciò abbia sconvolto la signora Andrea. Sono sempre certo sulle sue condizioni. Innamorato, come sempre. Non avevo mai immaginato che questo attaccasse all'hotel. Che succede? Mi spiace ragazzo. Geppetto è stato rapito. Sei gli alchimisti, non hanno di tutto mentre eravamo nascosti qui. Certo mi aspettavo un attacco all'hotel, non mi ero pensato a questa eventualità. Tuttavia, credo che riusciremo a scovarli. Il mio ritratto, il passaggio alla loro base lì dietro. L'hotel aveva un accordo con gli alchimisti. Non ho questa nota sulla pianoforte in camera mia. Se per un passaggio di grezzo potrei salvare Geppetto. Ok.
are here. It's good to be free. When you came in, you reminded Alidoro. What if he disappeared while fighting the stalkers? Oh, I shudder to think. I just want safety for everyone. That's why I should make sure you're out. If you need anything, just... You're here. That's a relief. Però Alidoro. It was a plan more than anything. No matter what, serving Holcomb. Serving her. Welcome to her.
Una parte d'ostarello, ok, amo. Scusa, ma mi stavo talmente concentrando con le armi e tutto, che mi sono due attimi in un silenzio incredibile. Ero un attimo concentrato in una parte molto particolare. Comunque non c'è niente da fare. Questo gioco ti rapisce tantissimo e ti fa perdere. Prima mi ero perso. Lo so, si vede che è una parte tosta. Però è giusto che io rafforzi il mio personaggio come si deve. Scusate proprio se sono andato in un momento di silenzio. E so che è potenziato al massimo. Anche più di questo non lo potevo. Vorrei un attimo fare una. Giustamente poi dovevo fare qui. Ma mi rendi conto che ho saltato. Surely there must. Ah, look, the king of puppets. We still. I must find his record. The light shines. I always. Aspettiamo che cosa devo fare qui. Fatemi controllare. E ho altre cose da fare. Ah, il piano. Ok, vabbè, ritornerò dopo. Molto interessante. Parte molto molto tosta, amo. Chi avrebbe mai pensato che sotto l'odore ci fosse tutto ciò? Ma sono il vino di Trismegisto. Che situazione è strana, Trismegisto, ma forse non ho recuperato proprio tutti i ricordi. Non so cosa stia succedendo, ma qualcuno sta lasciando via da qui. Dobbiamo seguire le tracce. Sarà sigillato.
Affanculo. Ma interessante. Ma ahia, che dolore, che dolore. Devo fare i miei complimenti. Tu ridevi di essere lì. Credevi di essere liberato dai simpaticoni, e invece no. Sono sottoterra, ma vedo una farfalla. Cosa? Altro me. Vieni, vieni, vieni. Vieni su. Però non accusa niente. Minchia, fa proprio male questo, fa proprio male. Fa proprio malissimo. Fa molto male. Non me l'aspettavo. Eh sì. Il problema è che due colpi mi ha distrutto.
Anche se ora non ho molto. Non ho le cose per allungare. Anche se ora come ora. Visto che non ho. Se ancora non la posso allungare. Usiamo questa qui. Grazie mille. Viva il caos. Ho letto bene. Benvenuto. Benvenuto. Nel dubbio benvenuto. Cosa ti porta qui? Dai, soppi. Dai. Ok, ce l'ho. Dai, però, Cristo Signore. Grazie per lo shoutout, amo. Vieni, vieni. Un'altra giornata splendida. Ma mi chiedo, amico mio, dove è andato a finire? Questo nominello non è per chi è sempliciotto. Fa tutto nel guardare oltre la punta del tuo naso. Osservazione è tutto. Ascolta, ragazzo. Questo è facile. Ci hai avuto già a che fare. Se la risposta sbaglierai, non ti farà piacere. Questo fiore brucia in molti modi dove la dice conduce, ma solo gli uomini i suoi frutti produce. Questo fiore brucia in molti modi le radici conduce, ma solo gli altri.
Ergo. Una volta il fascino di questo indovinello. Adesso sì. Fascino. Cosa? Ti senti minacciato? Beh, a volte è giusto fidarsi. Ora un'altra domanda. Niente, niente rimane. Solo una domanda per te. L'ergo non appare dal nulla. Quindi i bruttini dove prendono tutto quell'ergo? Sì, falli ridere. Quello che dice il re. Il capo del chiaro. Vero, ma anche un membro di codesto. Ma che cazzo è stato? No, c'era una trappola, non me ne ero accorto. Che balls. Un altro modo. Dai, tu mi segui fin qui. Qui c'è una boss fight. Ah, però chi se l'avrebbe mai immaginato che ci fosse una boss. La tomba. I conigli. I conigli qui ci sono. Qui ci sono i conigli. Qui ci sono i conigli. No, no, i conigli proprio, sono sicuro. Eccoli.
accept your fate. Death has come for you. Interessante. Big brother always looked out for me. I'm gonna smash you to pieces. Oddio. Madonna mia. Contro 4, neanche contro 3, contro 4. Tutto molto difficile. Vaffanculo.
Alright, demonstration. Who wants to watch this guy break apart? Even if we just bait to buy time, you're going down. I conigli, me l'ho detto quando sono andato qui, ho visto quella bara enorme. Cioè, la bara rappresenta proprio i conigli in Pinocchio. Infatti l'ho detto, sono arrivati i conigli. Sono loro. Ma qui è un casino però con la boss fight, cioè non è in sé per sé difficile. Ma è il casino che si crea. Le cure e tutto. Cioè, è molto difficile in realtà. Più che difficile è il caos che si crea. Ma avevo distrutto 2 su 4. Che poi alla fine non ho dovuto calcolare che ce ne sono 4. Però ultimo ha rotto le balle con quella cosa dell'ego. Cioè, è più difficile questo che in Wenigin, se per sé singolarmente. Da sembrare assurdo, ma è così. È più difficile lui che i conigli. E dai, vaffanculo. Andiamo da qua. Sì. Andiamo dove spiegare pure. Sti cazzi, non riesco a morire qui. Non me l'aspettavo di sopravvivere.
Sincero, pensavo di morire. Sì, ma comunque morirò. Cioè, arrivato a questo punto, meglio combattere da solo contro i fondamenti. Morirò subito. Ok. 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 Andare un attimo su. Oh, ma scusami, sniper. Scusami. Tutto bene, tutto buongiorno. Buonasera, come stai? Io sto tutto bene. Tu come stai? Che cosa mi racconti? Sono stato talmente focato sul combattimento qui sull'ESO appena. C'è un bel shoutout. Non vieni? Eccomi, ci sono! Cosa sei, scemo? Rincoglionito. Che cosa mi racconti? Come sta andando? L'avventura nella nuova casa. Tutto ok? E questo mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Mr. It's a relief you're safe. I was out. You surprised me, but make no mistake. You're always stalker, please. Ecco qua. Almeno così posso. Sono un po' vecchiotto. Ma per quello che mi serve è più che sufficiente. Eh beh, se quello che ti serve è sufficiente, pensa così, pensa che va bene così. Tu hai mai giocato da Sofì? Ma figurati. È così poco. Mi è piaciuto fare. Do you remember when I mentioned my partner? I got a distress. His last location was Krott Central Station. But my gear won't protect me from the. Can you find him for me? I'll make it worth your while. Thanks. My partner. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krott Central Station. Okay. Okay. Ah, fino a qualche mese fa neanche io. Poi ho finito Bloodborne. Fino a un annetto fa.
Ho finito Bloodborne e poi ho finito... E poi sto facendo da SOP. Ottimo, un altro trofeo preso. Ora possiamo fare invece della boss fight. Cioè, vabbè, a parte comprare cose, possiamo fare un attimo. Ah, giusto qui. Mi viene in mente una cosa, giustamente qui, poi si può fare un'altra cosa. Ma... Sniper... sicuramente molti come me hanno iniziato da Bloodborne, ma Bloodborne non voglio dire che è più difficile. Però la differenza tra Bloodborne e tutti i Souls e Souls-like, perché alla fine tutti quelli che non sono From Software dicono, si devono chiamare Souls-like e non Souls, vabbè. Me lo dico per, però personalmente, a me sono tutti la stessa cosa. Semplicemente perché sono stati inventati da loro queste tipologie di giochi. Tutti hanno più o meno uno scudo, oppure puoi parare i colpi, come in questo caso qua, dai soppelli puoi parare i colpi. A differenza di Bloodborne, Bloodborne non puoi parare proprio niente. Hello, my only friend, Red. What is it? Being angry for someone else's sake. I think it's brave. I hope I find someone I... Questo. No, il fatto che lì non ti puoi proprio parare. Cioè, lì non esiste il... Ok, ma mi proteggo dal colpo. No, nich. È un 999 proprio. Cioè, vado, non ti puoi parare e schivare. Oppure, se no, quando saprai attaccare con la pistola, sparare. Questa è la differenza tra Bloodborne e tutti i Souls. But Bloodborne lo rende unico non solo perché in sé per sé le lore sono molto molto belle, la storia è bella, la storia è intensa e tante altre sfaccettature, ma proprio perché, ecco appunto, ci sono delle cose particolari. Ma ecco appunto, in questo caso, mo vedi, la lore della signorina ha detto vai al... perché alla fine queste cose qui in Bloodborne, anzi pure in Soul Signora, sono molto importanti per la trama, per sbloccare... Secondo me questo è il modo per sbloccare tutti i finali. Cioè, mi sono detto che Lies of P ha tre finali come Bloodborne. Per questo modo, diciamo, non faccio la boss fight con i conigli, che in realtà è fondamentale. Cioè, per continuare il gioco devi fare la boss fight, la lore sarà a te. Se continuarla o no. Però io ora voglio fare degli acquisti e poi dopo... Queste cose qua sono fondamentali. The boss says work. Visto che ora non voglio usare queste, non voglio poter salvare.
se ci posso andare da qui. Questa è per l'entrata del lot. Però voglio vedere se da qui ci posso andare. Neanche la schiva. Sì, sì, sì. Ah, vabbè. Non avevo visto il messaggio. Ma la schivata è certo che si può fare. Ma pure qua, eh. Pure qui in Aesop si può fare la schivata, eh. Non sta scritto da nessuna parte che devi per forza parare i colpi. Però se pari i colpi, magari a un boss inizia un po' a indebolire. Che parando, tu gli dai un colpo, dopo gli puoi fare il parry. Poi dipende sempre da parry a parry. Sempre qui ci sono i parry alla Sekiro, che io non ci ho mai giocato, però lì non è un Souls, è un action. Vediamo un po' se di qua posso andare. Se qui posso andare alla stazione centrale, vediamo se riesco a salvare questo personaggio. E meno per capire che cosa mi darà, perché se salvo questo personaggio c'è qualcosa che ti darà sempre. Cioè, Bloodborne merita, che è tanta roba. Bloodborne è tanta roba veramente. Cioè vorrei cancellare la memoria per rigiocarlo di nuovo. È veramente tanta roba. Quello che la pecca di Bloodborne è che è in esclusiva Sony, solo su PlayStation. Perché due volte? Niente. Lo sapevo. È tutto distrutto. Questo devo fare. Andai proprio vivi, o almeno morire di vivi. Questa piccola danza finirà presto. Nessuno ha mai ballato più di te, te lo assicuro, mio amico Lester. Rimarrai anche tu con me ad affrontare quello che avverrà. Oggi è un nuovo giorno e dobbiamo correre con agilità. So che lo farai e che soddisfazione. Lungo il re degli indovinelli ascolta la tua confessione. E c'è che confessioni vengono a vedere i colpi della gente. Con le confessioni sul sangue essono brutalmente. Vecchio rito, è bianco o nero? Sì o no, il burattino di Geppetto è un killer.
Sorry, mi sono sempre difeso. Se la vita non è fatta di... Un addio sincero. Inverti un calore. Ma non ci si può andare più. Oh, ti ringrazio per il lusso. Va bene. Buon lavoro, buon lavoro e grazie di tutto. C'è piedi, però niente, non c'è niente da fare.
Andiamo direttamente alla boss fight dei conigli. Possiamo fare proprio niente. Niente. Ma però non l'avevo indicato questa parte qui. Vieni. Dai, vieni. Ce la posso fare, ce la posso fare. Sarà bella tosta questa sfida. Sarà molto tosta. Ma io non demorto. Dai, apri. Even if we just fight you tomorrow, you should have trained harder. Let's go. Better kill. Damn it. I didn't want to owe those outfits. We're getting revenge together. Die, Geppetto's puppet.
Madonna, ho giocato, cioè se me la giocavo meglio l'avrei distrutto. Vabbè, vabbè, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Che cretino, mi sono dimenticato di mettere la cosa, madonna, non ci posso credere. Proprio un cretino sono stato. Devo mettere questo qui. Non l'avevo distrutto. Già la posso. No. Ne ho uno, non è che posso fare tanto. A questo punto. Posso fare. Mamma mia. Non ci posso credere. Cioè, volontariamente me la sono giocata molto meglio. Lo posso fare. Peccato, se non l'avrei battuto. Dai, ma questo qui come cazzo si evita? Yeah.
Ma dai! No. Madonna mia! Ho fatto bene quello, quello e poi lei e poi il coso. Mannaccia. Devo capire come battere i conigli. Sicuramente il primo che devo buttare fuori è il fuoco. Ah. Uffa. La tipa e il tipo con la lancia sono... Non è meglio fare prima la... Ah. Madonna mia. Prima il tipo con la lancia. Non capire come sistemare il... Che alla fine... Una volta che hai capito come battere... I primi due conigli e curi lo spettro. E vaffanculo, ti avevo... Madonna mia. E vaffanculo. Poi spreco le cure qua. Che rottura dei coglioni. Mamma mia.
Dark. Dark, come stai, Dark? Dark, non fare i coco. Dark, ti hai urlato un po' troppo. Chi è che ti faceva incazzare, Dark? Revenge together. Die. Ci avete incazzato con me. Ciao Sam, come stai, Dark? Dipende da contro chi stai, Dark. All'inizio può sembrarti bilanciato, ma poi dopo non lo è più. Ti ripeto, è sempre un discorso contro chi stai. Questa parte con i conigli è abbastanza tosta. Anzi, questa parte qui, che c'è verso il finale del gioco, è molto tosta. Non è per niente fa. Ho appena salvato, ma pareva brutto non salvare di nuovo. Oddio. Volendo può servire a qualcosa salvare. Infatti quando lui vede tipo 10 miliardi di mondi, sono molto confuso da questo fatto. Userò un po' questa qui, che è meno potente, però è leggermente più veloce. Però riesco a muovermi più velocemente. Ci mancherebbe. Oh, dai! Ho sbagliato pure strada, eh. Lo sapevo solo io.
big brother always looks out for me. I'm gonna smash you to pieces! Sul Lock-On che si cambia da solo, senza che io ho chiesto per niente. Dovevo parare. Sì, mi girano tanti uccelli intorno. Tanti. Un altro? Sama. E c'è. Cos'è? What the fuck? I was trying to get my fuck. It's just. È una scimmia. Scimmia te, una piccola scimmia te. Ma. Madonna. Solto sono andato ancora più vicino. Dai, comunque vi siete divertiti, belli? Avete fatto un paio di... Che fa? Che cosa fa con il culo? Cosa ci trovo? Mio Dio! Ma vengo bannato, cosa... La depesciolona nazionale, la depesciolona nazionale.
Sì, dai. Ma dai, non mi hai mai preso, non mi hai mai preso. Non mi ha mai preso questo. Ma... Madonna. Non mi aveva mai preso. Dai. Demonstration time. Who wants to watch this guy break apart? Ma dai, lo spezzo per spingere in 10 secondi. Ma che cacchio ha combinato questo spettro? Madonna. Non esce neanche ancora all'intempo. Andate, 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 ragazzi, poi faremo la clip. Che cazzo lo fai? La che mando cazzo? Sul mio canale. Oh mamma. Che è successo? Come darte no? Ma perché posso... Vaffanculo. Madonna, mi sto boss, sto boss.
Anzi, questi conigli. Sì, vabbè. Posso anche più curare lo spettro. Ah. Demonstration time. Who wants to watch this guy break up? Mamma mia. Sarà tosta ora. Ma io penso che farò qualche altro tentativo così, giusto per il meme delle due ore e poi dopo ride. A questo punto pure non lo posso curare. È meglio avere quest'arma qui. Per una questione di velocità. Comunque ragazzi, domani è sabato e un annuncio importante, sarà la mia ultima live di sabato. Poi mi sposterò la domenica mattina. Forse. Sì, domani è la mia ultima live di sabato. Certo, mi piacerebbe finire Dudemon. E dai, madonna mia. Qui quando fai così mi fa incazzare, eh. Ultima live del sabato. Che sabato cercherò di fare gli allenamenti di doppiaggio o dizione. Oddio. Magari farò entrambi. Vediamo un po'. Dove è andata la situazione. La settimana prossima mi prenoterò per i miei allenamenti. Allora la mamma di questi conigli è una brava signora. Aspetta. E niente, onda. Pesce nazionale. Questo de pesce nazionale. Bravo. Se ci prendiamo il comando di Depp. Ah, i Depp. Queste belle vette. Ah, volevi.
Nel cazzo. Io combatto uno verso uno. Bene. Peccato che non avevo potuto curare lo spirito, se no. Due, tre, quattro. Cinque, sei. Sei colpi. Vabbè, col cazzo che paro questo colpo qui. Tutto bene, tu Depp, come stai? Come stai? Sei colpi. Sto cercando di studiare questa boss fight. Questo. Ho detto che questo qui era più difficile. L'ho detto all'inizio, sempre bilanciato, sembra tutto facile. Poi dopo un po' la ISOP ti caccia la cazzina. La cosiddetta cazzimma, se no ma magari la, di più. Il problema è che non posso neanche curare lo spirito. Che se prima lo potevo curare, io penso che me la sarei giocata. Vediamo un po' se lo posso curare ora. Io poi sto combattendo da un'ora. Se posso andare. Ok, vado normalmente senza teletrasporto. Dai. Vado così. Fai benissimo, perché le vette rilassano sé. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krop Central Station. Giusto 20 secondi. Facciamo qualche saltino. Questo qui Dark più in avanti. Meglio che li prendi, perché sennò il gioco rimarrà molto sbilanciato. Please.
Bel gioco. Bel gioco, bel gioco. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Colpisci. No, vabbè. Madonna, Cristo Signore. Curato lo spettro, mi ci di curare me. Che palle. Neanche non muore. Those alchemists anything. We're getting revenge together. Die, Geppetto's puppet. E di nuovo 3 contro 1. Oh, Big Dan, ciao! Come stai? Bello! Da quanto tempo? Ragazzi, fate un SO, visto che c'è Big Dan qui. SO a Kevlar. Madonna mia. Siamo... Sarà la fine del gioco, già sì. Guarda dove ci sono. Faccio un attimo io, dai. Ecco qua, l'eroe nazionale, Sancino. Sancino nazionale, ragazzi. Facciamo questi altri 2 tentativi. E il boss Sancino. E come va. Poi si ritornerà lunedì su... L'ISOP, perché come ho detto, domani è sabato, l'ultima live mia di sabato. Dopo, cioè, ma che ci penso, ragazzi?
Io il sabato è sempre stato il mio giorno, sabato pomeriggio, il mio giorno della live. E mo non li farò più, sarà strano. Dopo anni che sabato pomeriggio faccio live. Molto strano. Sbattimento, portare. Beh, posso immaginare. Ma che cazzo vuoi tu? Ah, vai via. Ok. Allora, ragazzi, questo sarà veramente forse l'ultimo tentativo. Okay. Vabbè, vaffanculo. Ecco qua. Giustamente, poteva mancarci l'altro fratello. Lo sai, adesso ti devo rompere il cazzo a me. Mi sto combattendo l'altro fratello. Mamma mia. Mia mamma mi ha scritto ben un po' di messaggi, giusto? Ragazzi, aspettate un cerco di recuperare altri messaggi. Un caricatore di legione, puoi aumentare la velocità con le caratteristiche del personaggio e con alcuni abilità organico P fatto. Ah, ma questo è stato forse la domanda di voi, sì. Ma solo scarica elettrica non ti danneggi gli HP, se ti rende più vulnerabile gli attacchi. In realtà ti danneggia tutto, anche il fuoco e tutto. In realtà ci vorrebbero anche le pozioni. Il mio problema è che tu hai solo questo limite qua. Se ti porti le cure, se porti questo, potrei togliere al massimo il grillo parlante con me. Però siete un po' più scuro e tutto, però posso portare sempre un paio di cure alla volta. Comunque le granate sono fondamentali, un po' per stordire quando magari tu stai attaccando con uno e viene qualcun altro. E il problema è che è un po' tanto complicato. E
Dipende poi dal tuo stile di combattimento, Dark, dipende da tante cose. Facciamo veramente l'ultimo tentativo e lo stacco. Sono abbastanza cotto. Poi ripeto, poi si ritornerà lunedì con calma. Che poi domani ritorna to the moon. Cercheremo di finirlo. Cercheremo, però non è detto. Bastardo. Sei un grande bastardo. Morto lo spettro, va benissimo. Che riprendo pure io, dai, adesso fai bene, Dark, fai bene. È un po' chi posso raidare, vedi che c'è in live. Come sempre ringrazio De Pesci per i bittini, ringrazio tutti i ragazzi che sono passati per la chat, ringrazio per esempio i lucatori che siete tantissimi. Vediamo chi possiamo fare un bel raidino. C'è un bel raidino a chi. Vediamo un po' chi c'è. Questo
forse qui si può staccare, andrà meglio che evitiamo. Ma sì, lo facciamo a lui, lo facciamo a lui. Da parecchio non lo vediamo. Stavo guardando. Però già so da chi andare. Porto, cioè vi porto anche da uno che fa anche retro, pixel art e varie altre cose. Porto da lui, dai. Porto da Gardino. Grazie a tutti veramente, faccio parte di raid. Venite per il raid, mi raccomando. Lasciamo il follow a Gardino se non lo conoscete. Fa retro gaming, pixel art e via dicendo. Comunque, niente ragazzi, ci vediamo domani. Danny, ciao, salutami a Feffa. Non so se sta al lavoro, però se non sta al lavoro me la saluti. E poi vabbè. La prossima live mi passerò sicuramente a salutarla come ho fatto ieri. E ragazzi, ci si vede domani pomeriggio. Non lo so se pure domani mattina, che non lo so. Vediamo un po' domani come se mi sveglio presto. Magari farò un po' la mattina e un po' il pomeriggio, proprio perché mi goderò quest'ultimo pomeriggio, che poi comunque farò live la domenica mattina. Farò il mio ultimo sabato pomeriggio con voi e mi piacerebbe che domani riusciremo a finire To The Moon, poi perché poi inizieremo una nuova avventura che vi farò vedere. E ragazzi, alla prossima. Ok, me la saluto. Ok, allora va bene, me la saluti. Guardate la radio, guardatela, rimanete per il ride, lasciate un follow a Gardino. Ciao belli, ciao.